Ha fatto partorire sette donne mentre era positivo al Covid. È accaduto all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore in provincia di Salerno. In tutti e sette i casi il medico non avrebbe dovuto essere in sala operatoria. Per questo motivo adesso il professionista, come riporta la testata online Salerno Today, è indagato. Stando alle indagini condotte dai carabinieri della locale stazione, è accusato di aver violato un regio decreto del 1934 in materia di tutela della salute. La vicenda risale alla seconda ondata della pandemia, novembre del 2020. Nessuna delle donne è stata contagiata dal virus e sia loro che i loro bambini stanno bene, ma il ginecologo, in violazione all'articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie, poi integrato e aggiornato dalla normativa anti-Covid nel marzo 2020, che punisce chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo, rischia ora l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.